Proseguendo nella lettura del Sermone del Fuoco, la terza sezione della Wasteland di T.S. Eliot, abbiamo visto che il testo ha evocato l'immagine molto femminile del topo per connetterla alla rigenerazione della natura. Ma se il topo, che evoca la femminilità, rosicchia le ossa, che sono invece immagine della mascolinità, la domanda che ci dobbiamo fare è: che tipo di umanità viene evocata dal testo? Il disotterramento non rituale impedisce la rinascita e lungo il Tamigi l'umanità c'è stata ma non c'è più. C'è solo un topo molle che si trascina ed è rimasto solo un io che sta seduto sulla riva a pescare. Dice il testo: mentre stavo pescando nel canale Tetro una sera d'inverno dietro il gasometro. I was fishing porta alla mente l'immagine del re pescatore, il Fisher King, quello connesso proprio ai riti della fertilità e della rinascita, quel re ferito per un peccato di tipo sessuale. In questo caso il re pescatore sta cercando di pescare la possibilità di rinascere. In uno squallido canale vicino al gasometro, un'immagine di grande modernità. E già vediamo che sono associate due tipi di immagini, quella del re pescatore, quindi che ha a che fare con l'antichità, il mito e la solennità del mito, quindi un'immagine alta, con il gasometro, gas house, un'immagine moderna e squallida, totalmente disumanizzata. E c'è quindi la citazione di un verso della Tempesta di Shakespeare, meditando sul naufragio del re mio fratello e sulla morte del re mio padre, prima di lui. E qui c'è un collegamento al verso: dove sarà questa musica, nell'aria o nella terra? È un'immagine della musica e del dio dell'isola. Sitting on the Bank fa riferimento a Ferdinand, un personaggio della Tempesta di Shakespeare, che sta piangendo per il naufragio di suo padre. Eliot spezza questo verso, dividendo il naufragio tra il padre e il fratello. L'io piange una morte per acqua. Abbiamo un livello straniato e alternato. Storia passata e modernità assoluta si sposano qui con tanto di citazione letteraria, ma allo stesso tempo vengono straniate e spezzate attraverso una citazione modificata rispetto alla Tempesta di Shakespeare. E guarda caso si parla di una morte per acqua. Stai a vedere che Madame Sosostris, la famosa chiaroveggente con il raffreddore, aveva ragione a mettere in guardia chi si stava facendo leggere i tarocchi. Temi la morte per acqua. Dei bianchi corpi nudi sul suolo molle e basso. Il suolo è molle. Molle esattamente come il ventre del topo, e questi corpi bianchi nudi riportano alla mente i corpi che si sono stesi lungo il Tamigi, probabilmente per consumare un fugace rapporto sessuale, e che hanno portato alle Other Testimony of Summer Nights che abbiamo già incontrato nel caso delle ninfe o ninfette del Tamigi e dei bighelloni lavoratori della City. E ossa gettate in una piccola soffitta bassa e arida. Ancora un basso, un low. Abbiamo due low, quello del suolo e quello della soffitta, che si contrappongono e si giustappongono tra loro grazie alla bassezza delle immagini evocate. Smosse solo dal piede del topo, un anno dietro l'altro. Rattled by the rats, cioè rat è già presente in rattle. Lo abbiamo già visto, le sillabe si legano alle immagini evocate. E poi abbiamo year to year, anno dopo anno. È un ciclo che non si riesce a spezzare. È il continuo smuovere delle ossa da parte del topo, che si ripete anno dopo anno. Secondo la concezione elisabettiana evocata dalla citazione della Tempesta di Shakespeare, la musica, che è quella rappresentata da Ariel nella Tempesta di Shakespeare, tonificava la realtà. E il testo ci dice che anche questa è musica, anche se si tratta di una cosa schifosa, come il topo che è stato evocato. Questa musica
striscia lungo le acque, le sponde del Tamigi. Ma in questo caso la bellezza viene sostituita dallo schifo. Lo schifo del topo. La citazione shakespeariana era: dove sarà questa musica? Nell'aria o nella terra? E dunque la citazione viene rispettata. Ma come sempre accade, il testo della Wasteland procede per assenza e sottrazione. Sembra che il testo tolga la musica e la sostituisca solo sul piano fonico. E lo scrocchiare delle ossa causate dal topo a livello contenutistico. Quello che si sente è solo il rumore della morte. Ed è dunque chiaro che il vento attraversi la terra bruna non udito, come abbiamo già letto in precedenza. Ma alle mie spalle di tanto in tanto odo suoni di trombe e motori. Beh, Sound of Horns and Motor è un riferimento al Parlamento delle api di John Day, che richiama il mito di Diana e Ateone. Con un'altra acqua di morte, guarda caso. L'acqua di morte già evocata da Madame Sosostris e che abbiamo visto ripetersi anche all'interno di questa sezione che si chiama Il Sermone del Fuoco. Nonostante il fuoco evocato dal titolo, qui si sta parlando solo di morte per acqua. Una citazione alterata dal momento che l'originale non ha motori ma ha caccia. Quindi già si vede l'ibridazione con la modernità. E il mito di Ateone in qualche modo si giustappone al mito di Filomela che abbiamo già incontrato, il triste mito di Filomela che è stata metamorfizzata in seguito a uno stupro. E insomma, il mito, con i suoi riferimenti alti, non racconta una storia molto migliore della realtà che ci circonda, quella della modernità. Ateone è un altro animale metamorfizzato esattamente come Filomela. Da tutti questi frammenti giustapposti tra di loro, possiamo capire che l'unico elemento unitario e unificante della Wasteland è proprio il frammento. E si dice che queste cose condurranno Sweeney da Mrs. Porter a primavera. Sweeney è un personaggio di Eliot, goffo e squallido, che incontriamo in altri suoi componimenti. In questo caso, questo personaggio un po' laido si reca da Mrs. Porter in primavera, spring. E è vero che spring significa primavera, ma significa anche fonte, quindi acqua, ancora una volta l'acqua. Come se Mrs. Porter fosse Diana, ma in realtà, se andiamo a vedere questa citazione alta del mito, come al solito crolla nel livello bassissimo della modernità, perché Mrs. Porter non è altro che la tenitrice di un bordello. Diana assiste al parto, Mrs. Porter invece assiste all'amore mercenario e non a quello riproduttivo. Oh, la luna splendeva lucente su Mrs. Porter e su sua figlia, che si lavano i piedi nell'acqua di soda. Abbiamo un'altra immagine di piedi che vengono evocati. C'era un'altra immagine di piedi che avevamo già incontrato nel testo, quelli del topo. Mrs. Porter e la figlia sono dunque collegati al topo, molle, schifoso, che ha a che fare con la femminilità, una femminilità degradata. E i piedi sono quelli di Mrs. Porter e di sua figlia che se li lavano nella soda water, l'acqua di soda. Altra immagine di estrema modernità. Ma anche in questo caso l'acqua è degradata, non è l'acqua della rigenerazione e della fertilità, dei riti di rigenerazione della natura, quelli del Fisher King, il re pescatore. Sono semplicemente delle prostitute che dopo aver avuto dei rapporti mercenari si lavano. L'immagine si fa sempre più degradata, nonostante questa immagine della lavanda dei piedi evochi in qualche modo anche quella del Vangelo di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Quest'acqua, l'acqua che dovrebbe essere quella della rigenerazione, della rinascita, ma che in realtà è l'acqua che si trova all'interno di un secchio, di una vasca, soda water, l'acqua di soda, evoca anche l'immagine della morte del padre di Ferdinand nella tempesta, ancora una volta una morte per acqua. È una morte spirituale e metaforica dell'amore.
una degradazione. Ancora una volta la Wasteland riflette il tema dell'amore tradito, mercificato e ridotto a cosa? Bassissima. E tutto questo si ottiene dal contrasto stridente con i modelli offerti dal mito. E quindi una citazione in francese. Et oh, se vois d'enfant, chantant dans la coupole. È un passo francese del Parsifal di Verlaine, un altro dei Cavalieri alla ricerca del Graal. E entrambe le cose vengono presentate attraverso una citazione del Graal attraverso Wagner. Eliot, Verlaine, Wagner, la letteratura medievale, il Fisher King, che morente va risanato, e Tristano, che abbiamo già incontrato precedentemente in un'altra sezione del poema. Sono tutte immagini che hanno a che fare con la rigenerazione e i riti della vegetazione, ma allo stesso tempo è un'immagine musicale che va a innestarsi in quello che abbiamo appena detto, la citazione di Ariel della Tempesta di Shakespeare, della musica, del vento che nessuno ascolta. La musica qui viene restituita in qualche modo e va a sovrapporsi alle immagini sessuali appena evocate, più o meno auliche per il loro riferimento e contrasto rispetto al mito. Il verso wagneriano dà l'immagine candida e virginale di fanciulli che cantano all'interno di una cupola. È l'immagine della sacralità, ma anche del vuoto. Ed ecco subito di nuovo evocata l'immagine del mito di Filomela. Tweet, 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 che è il verso dell'uccellino nel quale Filomela è stata trasformata, seguito subito dal rumore dell'atto sessuale. Jug, 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 quel jug, jug a sozze orecchie che richiama l'atto sessuale, probabilmente lo stupro, così brutalmente forzata. Tereu. Questo tereu è molto interessante perché non si sa se sia già il tereus che abbiamo incontrato, quel tereo che ha violentato proprio Filomela. Tereu forse è un vocativo, come a dire che cosa ne hai fatto, o tereo, un vocativo classico, ma potrebbe essere anche un nome mozzato, un troncamento, come la lingua di Filomela, che è stata mozzata. Immagine di un uccellino stuprato. Già il nome tereo porta in sé un'azione violenta, come quella dello stupro. Ed è uno stupro che non solo porta a mozzare la lingua, ma silenzia anche il suono, perché quel tweet, ripetuto 3 volte, viene fatto tacere dalla ripetizione per 6 volte di jug, il suono che richiama l'atto sessuale e la violenza. Ed ecco quindi in chiusura la causa di tutto, tereu. Il testo si chiude in imbuto e sembra che la causa di tutto sia proprio tereo. E nonostante questa ricerca di rigenerazione, di rottura per poter trovare di nuovo la vita, nel ciclo della natura c'è proprio questa immagine ciclica che ritorna. E per esempio abbiamo The River Stent is Broken all'inizio, poi le foglie che cadono, è autunno, poi c'è l'inverno, poi c'è la primavera, spring, che abbiamo visto. Il senso è quello della ciclicità e la retorica è sempre quella della presenza per assenza in un testo che si ciba di frammenti di altre opere che vengono inglobate all'interno del testo stesso e diventano parte fondamentale di quel testo, giustapponendosi continuamente tra di loro.